avevi fatto il bagno, veniva il momento di mangiarlo, mamma cominciava ad armeggiare quei panini o le lasagne, quello che si era preparato, e ti guardava e ti faceva: dai, vai sul sito intanto che mamma prepara. Che te provi a fare? Lo stesso. Vai che ti diverti! Te andavi sul sigolo proprio, sembrava di andare alla sedia elettrica, perché il sigolo a mezzogiorno, un blocco di ferro e d'alluminio sotto il sole, c'era il sole a perpendicolare sul sigolo, e vedere il sole, che di solito dice il sole è bello, no, era cattivo, lo sentivi proprio che faceva, invece ascoltare bene faceva sciopa. Proprio era cattivo dentro, capito? Dentro era cattivo, insomma. Per te arrivavi lì che la sabbia aspettava, era roba da ridere la sabbia che aspettava, i gradini cazzo aspettavano, il ferro, rigorosamente in ferro anche quelli, Te poggiavi il piede e sentivi shhh. C'è una salsiccia sulla piastra, uguale, uguale. Vai da McDonald's, fa conto che io vado sul sigolo quando senti quei rumori lì. Che dice, i bambini, guarda lì, i bambini corrono anche sui sassi e non sento niente, grazie al cazzo, tutte estate a limarci e a rostorirci i piedi sul sigolo, più forte. Te arrivavi in cima, che avevi già le piaghe sotto, guardavi giù e vedevi la lastra di alluminio, il sole, il calore, sai quando per strada sembra che ci sia il vapore acqua? E vuol dire che è un ciocco. E te eri su così e dicevi, io qua devo scendere da qui. Poi, e dietro c'era la fila che diceva, dai con i piedi cotti. Che non è che potevi aspettare tanto, perché il piede più stava sul predellino e più si cuoceva, capisci? Allora prendevi il coraggio in due mani, ti mettevi a sedere e ti lasciavi andare. Qual è il problema? Il problema è che allora non c'erano i costumi come adesso di tela, il costume era di licra, di nylon 100%. Tu capisci che il nylon 100%, appoggiato su una lastra incandescente dell'alluminio, quanto potrà tenere? Per un po' scivola, poi si consuma. E consumato quello c'è la pelle. La pelle non scivola, fa attrito. Allora te a metà scivola sentivi. E i bambini venivano a metà così. Con diversi. Mio amico poverino era rimasto lì. Abbiamo provato di tutti, tirargli i secchielli, le palette. Poi abbiamo fatto la pipì finalmente, con la pipì è scivolamente scivola.